Anticipazioni La Rosa della Vendetta, previste su Canale 5 nel corso di quest'autunno 2024. Le anticipazioni dalla Turchia ci rivelano che Zafer deciderà di svelare a suo figlio la verità sul passato di Deva dopo aver scoperto che ha intenzione di sposarla e proprio nel giorno delle nozze. La donna quindi convocherà Gulcemal in ospedale, dove si trova ricoverata in seguito a un infarto, e gli svelerà che Deva è stata la donna di Mert, ossia il marito di sua sorella Gulendam. Zafer si trova ricoverata in ospedale causa un malore dopo aver avuto una forte litigata con suo figlio Armagan, e farà chiamare suo figlio Gulcemal chiedendogli di raggiungerla al più presto in ospedale perché ha una cosa importante da dirgli. L'uomo si presenterà al cospetto di sua madre che, dopo aver saputo la notizia delle imminenti nozze tra lui e Deva, deciderà di svelargli che la sua futura moglie è stata la compagna di Mert. Infatti Zafer è intenzionata proprio a far del male a Gulcemal e quindi a bloccare le nozze del figlio con Deva. Arriverà a dirgli che in realtà sta sposando una donna alla quale ha portato via l'amore. Il motivo lo conosciamo tutti: Gulcemal aveva obbligato Mert a sposare Gulendam, ma in realtà avrebbe dovuto convolare a nozze proprio con Deva, data la relazione che i due hanno portato avanti per diverso tempo. Adesso si ritrova sposato con Gulendam, però no, a causa sua. Diciamo la verità, è stato proprio Gulcemal a costringerlo. Gulcemal, ovviamente, sentendo questa verità, capirà che Deva lo ha tradito per l'ennesima volta e verrà a scoprire tutto ciò nel momento in cui stava per andare all'altare proprio con la sua amata. Questo, ragazzi, e tanto altro nelle prossime puntate della Rosa della Vendetta, che al momento, come ricordiamo e sappiamo, Mediaset ha deciso di interromperla per poi farla proseguire durante la prima o seconda settimana di settembre, causa proprio in questo momento la pausa estiva. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e lasciami un like di supporto. Ciao e al prossimo video!